immondizia. Oh, non te l'ho ancora detto. Ho deciso di fare lo spazzino quando sarò grande. Pensavo che volessi fare il Lord. Ieri volevo fare il Lord, ma poi il nonno mi ha chiesto di dargli una mano a riordinare il garage. In questo modo potrò fare un po' di pratica per quando diventerò spazzino. Ciao, Elsie! Ciao, Su! Nonno, sono qui per aiutare. Oh, Su, me ne rallegro. Avevo bisogno di una mano. Ci sono molte cose qui che andrebbero buttate via. Oh, quello forse sarà meglio non buttarlo. Guarda, un rarissimo esempio di barattolo saltellante. Non se ne vedono molti in giro. Barattolo saltellante. È Pock! C'ero caduto in pieno questa volta, Pock. Forza, andiamo su. C'è ancora molto da fare. Nonno, non penso che potrei ancora utilizzare questo. È un pennello senza più setole. Beh, potrebbe essermi utile se riuscissi a trovare un po' di vernice invisibile. Che sciocco! Nonno, cos'è questo? Quello, oh, è il mio vecchio walkie-talkie. Dovrebbe esserci l'altro ricetrasmettitore da qualche parte. Eccolo qua. Che cos'è un walkie-talkie? Tu aspettami qui. È una specie di telefono cellulare. Wow, bellissimo! Come funziona? Devi premere il grande pulsante rosso sul lato. Così? Proprio così. E quando parli con qualcuno dall'altra parte, bisogna usare parole come ricevuto, che significa ho capito, e passo e chiudo, che significa che hai finito di parlare. Nonno, per favore, posso giocarci un po'? Certo che puoi. Volevo dire ricevuto. Ci giocherai appena avremo finito di riordinare. Sbrighiamoci! Benissimo, porto questo piccolo mucchio di rifiuti alla discarica. E io vado a giocare con il walkie-talkie. Ma con chi posso giocare? Elsie! Elsie! Dimmi, Su! Ti va di giocare con il mio walkie-talkie? È fantastico, guarda! Mi piacerebbe molto, Su, ma devo uscire con mamma e papà. Andiamo via tra pochi minuti. Elsie, stiamo per uscire! Arrivo, mamma! Scusa, Su, sarà per un'altra volta. Oh, va bene, d'accordo! Su, chiama Su! Riesci a sentirmi? Passo! Ricevuto! Ti sento forte e chiaro! Passo! Non è così divertente parlare con se stessi, perché sai già quello che stai per dire. Pock, ti va di provare? Bellissimo! Sua Pock! Sua Pock! Riceva per favore, passo! Il pulsante rosso, Pock! Devi premere il pulsante! Non è il tuo genere di gioco, vero Pock? Su, puoi venire un attimo? Arrivo! Faccio un salto al negozio con la bisnonnina. Tornerò presto. Oh, vuoi che vada io al posto tuo? Oh, sarebbe molto gentile da parte tua, Su. Mi risparmierà le gambe. Dovrei avere una lista qui. E da qualche parte. Avrò bisogno di qualcun altro per poterti usare.
E il burro a posto. Chissà se Zack ha voglia di giocare con me. A Zack sarebbe piaciuto di sicuro giocare, ma è andato dai nonni oggi. Va bene, non importa. Zu, non stai dimenticando qualcosa? Eh? Oh, la spesa della bisnonna! Bisnonnina. Oh, ti ringrazio, Zu. Sei un tesoro. Oh, ma non credo di aver ordinato questi. Cosa sono? È il mio walkie-talkie. Ci vediamo, bisnonnina. Ciao, Zu. Zu! Arriva, bisnonnina. Ho lasciato il cappello in cucina. Saresti così gentile da andarmela a prendere? Va bene, bisnonnina, vado subito! Ti ringrazio, Zu. Sei stato tanto gentile a fare tutte quelle scale. Volevo chiederti prima, che cos'è questo walkie-talkie? È un po' come un cellulare. Vedi? Premi il pulsante rosso sul lato e poi ci parli dentro. Così la tua voce esce dall'altro trasmettitore. Oh, ma è favoloso! L'unico problema è che nessuno può giocare con me. A meno che... Bisnonnina, mi è venuta un'idea grandiosa. Perché non prendi tu uno di questi? Io? Beh, non saprei. Sono cose talmente moderne. Sono semplicissimi da usare. E così, quando avrai bisogno di qualcosa, potrai chiamarmi. Beh, sì. Già, bisnonnina. Va tutto bene. Non morde, bisnonnina. Premi il pulsante rosso e poi parla dentro la radio. E che cosa devo dire? Quello che vuoi. Ma bisnonnina Zu sarebbe un ottimo inizio. Bisnonnina Zu! Brava, bisnonnina. Zu e bisnonnina, ti ricevo. Passo. Passo cosa? Passo è quello che si dice quando hai finito di parlare. Oh, è tutto molto complicato. No che non lo è, bisnonnina. Farai presto a imparare. Ricorda solo di premere il pulsante. Passo. Nonna, che buon odore quei biscotti! Allora prendine uno. Coraggio. Forse anche alla bisnonnina andrebbe uno di questi. Sono i suoi preferiti. Bene, perché non sali su e vai a chiederglielo? Non ho bisogno di salire. Sua bisnonnina! Sua bisnonnina, ti va un biscotto della nonna con le gocce di cioccolato? Passo. Oh, sì, per favore, Zu. Oh, volevo dire... Sì, per favore, passo. Oh, Zu, davvero ingegnoso. Ho trovato questo mettendo in ordine il garage. Serve a qualcuno? Forse può servire alla bisnonnina. Basta chiederglielo. Sua bisnonnina, il nonno ha trovato un vaso. Ti può essere utile? Passo. Beh, sì. Ma mi chiedevo se c'erano dei fiori dentro. Passo. Ci saranno presto. Da quel che vedo, il walkie-talkie ti è tornato utile, Zu. È fantastico, nonno! Fiori, vaso e biscotti stanno per arrivare, bisnonnina. Passo. Alla bisnonnina piaceranno i fiori, vero, Pock? Oh, piano! Attento, Pock! Con il tuo starnuto stavi per distruggere i fiori della bisnonnina. Oh! Grazie, Zu! Che fiori bellissimi! E che biscotto delizioso! Siete pronti per il bacio? Zu, tienimelo fermo, per favore. In questo modo, nonno? Benissimo, Zu. Fermo così. Mettiamo a posto questo scrittoio traballante. Perfetto. Bisnonnina sarà contenta. Sì! Sì! Oh!
Beh, non è un gran danno, Su. Sarà facile da riparare. Lo aggiusteremo e poi lo diremo a bisnonnina quando tornerà a casa. Coraggio, Su, andiamo a lavorare nel mio garage. Basterà qualche goccia di colla e vedrai che tornerà nuovo come prima. Lo spero proprio, nonno. Ecco, Su, guarda, nessuno capirebbe che prima era rotto, vero? Sì, sembra tornato come nuovo. Adesso lo lasciamo alla finestra ad asciugare. Guarda qua quanta polvere. Ops. Oh no! Dovremmo comprarne un'altra, bisnonnina. Non fare così, Puck. Non è colpa tua. Non essere triste. Potresti venire con noi a prenderne uno nuovo. Andremo a comprare un altro vaso nel negozio di zia Zelda. Buona idea, nonno. È bello il negozio di zia Zelda. Ci sono molti oggetti da vedere. Spero di trovare un vaso che le piaccia. Vedrai che ci sarà qualcosa di adatto in negozio. Lo so! La zia Zelda e lo zio Xavier hanno molti vasi in esposizione. Ma hai detto bene, Su. Ci sono molti vasi in vetrina. Ma nessuno è uguale a quello di bisnonnina. Oh, ce ne saranno altri all'interno. Ciao, zia Zelda! Oh, che piacere, Su. Che cosa posso fare per voi? Siamo venuti per comprare un vaso. Abbiamo avuto, come posso dire, un incidente. Oh, capisco, è un vero peccato. Che tipo di vaso avete in mente? Ne abbiamo di ogni forma e dimensione qui. Questo tondeggiante è molto apprezzato. E questo per fiori da lungostelo? Oh, forse preferite un vaso multiuso? O vi piacciono quelli a pois? Ti ringrazio, zia Zelda. Me ne serve uno uguale a questo. Dunque, vediamo. Ecco, tipo quello. È quasi uguale, giusto? Oh, sì, perfetto, Su. Ottima vista. Ah, quel modello trova l'approvazione di tutti. È fatto con una creta molto fine. È anche l'ultimo che mi è rimasto. Grazie mille. Bene, torniamo a casa. Ma prima devo passare dal signor Zoe a comprare un paio di cosette. Oh, vi spiacerebbe portargli questo espositore? Gli avevo promesso che gliel'avrei consegnato io, ma oggi sono sola qui in negozio. Oh, non c'è nessun problema. Tu porterai il vaso, io prenderò l'espositore. Ciao, zia Zelda, e grazie! Ciao! Spero che a bisnonnina piaccia il nuovo vaso, Su. Io sono sicurissimo che lo adorerà, nonno. Devo stare attento quando cammino. Salve, signor Zoe. Buongiorno. Zelda mi ha chiesto di portarti questo. Oh, grazie mille. Mi serviva. Mi daresti del latte e del burro, per favore? E anche un po' di frutta secca. Grazie. Su, ora prenderò io il vaso e tu porterai la spesa. Grazie, nonno. Arrivederci. Ciao. Prima mostreremo il vaso a bisnonnina, Su. E dopo le confesseremo che il suo l'abbiamo rotto. Va bene, nonno. Assaggia, sono buone. Squisite. No! Nonno, lo puoi ancora aggiustare, vero? Non credo proprio, Su. Mi sembra un po' troppo a pezzi. Ma non possiamo lasciarlo qui. Ciao, Su. Oh, ciao, Elsie. Che cos'hai?
triste? Beh, ho rotto il vaso di bisnonnina. Così ne ho preso uno nuovo. Ma poi abbiamo rotto anche quello. Oh, povero, mi dispiace. Sai, Su, ho appena comprato della creta che si secca senza metterla in forno. Sì, volevamo fare dei vasi. Perciò, perché non fare un vaso nuovo per la tua bisnonnina? Sì, ti prego! Oh, fantastico! Andrò a spiegare cos'è successo a bisnonnina. Sarà tornata ormai. D'accordo, nonno. Ma mi servirà un pezzo rotto, così copierò il colore e la forma. Buona idea! Vi lascerò tutti i pezzi, allora. Nessun problema. A presto, nonno! Ciao! Questo vaso ha la forma sbagliata. Questo andrà bene quando sarà colorato. Sì, possiamo fare un tentativo. Questo è lo stesso colore? Oh sì, la tinta è perfetta. Bene. Non somiglia al vecchio vaso di bisnonnina. Sì, hai ragione, Su. Però sai che potresti fare qualcosa di molto carino con questi pezzi? Verrebbe un regalo speciale. Dici sul serio? Sì, dobbiamo solo passare la carta vetrata sugli spigoli dei pezzi per renderli lisci e poi premerli nella creta fresca. In questo modo? Sì, proprio così. Ecco un altro pezzo. Grazie! E questo è l'ultimo pezzo, Su. Finito! Grande! Ora vado a mostrarlo a bisnonnina. Aspetta! Prendi questi, Su. Grazie! La tua bisnonnina avrà anche dei fiori per il suo vaso. Prendi il sacchetto. Non dimenticarlo e fa attenzione. Grazie mille! Ciao! Ciao, Su! Su, ti ho sentito arrivare. Bisnonnina, questi fiori sono per te. Oh, ma che gentile, sono stupendi, ti ringrazio. Volevo chiederti scusa per aver rotto il tuo bel vaso. Oh, sì, il nonno mi ha già spiegato tutto. Non preoccuparti, tesoro, sono cose che accadono. Stavi solo cercando di aiutare a mettere a posto il mio vecchio scrittoio. Lo so, ma... l'ho fatto per te. Spero che ti piaccia. Oh, è incantevole. È un vaso stupendo. È il vaso più bello che abbia mai avuto. Ah, bene. Ora so dove mettere i tuoi fiori freschi. Guarda che meraviglia! Sei così intelligente, Su! Nessuno ha un vaso come il mio! Già! Nessun altro ha due vasi in uno, Su! Due in uno! Pronti per la vostra lezione d'arte, piccole zebre? Sì! Oggi impareremo la stampa per sfregamento. Ditemi, che figura vedete? Un
un cavaliere con l'armatura di ferro. Sì, molto bene, Elsie. È un cavaliere inciso su una tavoletta di bronzo. E ora faremo una copia di questo disegno. Mettiamo un foglio sopra e sfreghiamo con la matita. Ecco, guardate cosa è apparso. Forte! Il cavaliere! Fantastico! Possiamo provare anche noi? Con piacere, Zack! Su questi fogli potrete sfregare figure in rilievo da targhe di metallo o da monetine. Ma anche da un pezzo di legno, se volete. Un pezzo di legno. Bene, osservate come appare sulla carta la struttura del legno. Se avessi un foglio di carta grandissimo, potrei far apparire un albero vero, allora. Avresti bisogno anche di una scala per salirci, Zack. Ora provate voi. Vediamo quello che sapete inventare. Guarda, Zoroaster. Se strofino forte la matita, si vedono anche i numeri. 5, 20, 10, 25. Che particolari deliziosi, Su. Oh, è un cavallo al galoppo. Con la criniera al vento e la coda. Un lavoro bellissimo, Elsie. Finito! Guardate, ho fatto un albero vero. Ciao. Sono stato alla lezione di arte. Guardate, ho ricalcato una moneta vera. Oh, si vede addirittura quanto valgono. 5, 10, 20, 25. Bello, che idea intelligente. Perché hai messo il cappello militare, nonno? Ho appuntamento con i miei amici del 21° reggimento. E poi andremo a festeggiare in centro l'anniversario del nostro primo incontro. Vi siete conosciuti ai tempi del militare? Sì, certo, Su. Ah, bei tempi, eravamo così giovani e pieni di speranza. Oh. Quella è del nonno. Sì, è la sua medaglia al valore, Su. Wow, questa è un'aquila. E c'è anche la bandiera dietro. Che bella. Voglio fare una copia su un foglio della medaglia al valore del nonno. Oh, è una copia perfetta della tua medaglia, caro. Ta-da! Oh, ti ringrazio, Su. Ecco. Oh, sei molto affascinante, tesoro. 21° reggimento in marcia! Nonna, puoi attaccare anche la copia delle monete, per favore? Ma certo, Su. Grazie. E adesso rimettiamo tutto in ordine. Perché? Andiamo in città a raggiungere il nonno e i suoi amici del 21° reggimento. Sì! Da quanto il nonno conosce quelli del 21° reggimento? Oh, probabilmente da 50 anni, Su. Davvero, da 50 anni? Sì, da tanto tempo, vero? Spero di rimanere amico di Elsie e Zack per 50 anni. Oh, anch'io te lo auguro, perché l'amicizia è una cosa molto preziosa. Oh, ma non dovresti essere già con i tuoi amici? Non posso andarci, ho perso la mia medaglia. Oh, no! Si deve essere rotta la spilla mentre stavo camminando. Non posso andare dai miei amici senza la medaglia. No, tu devi andarci, nonno. No, mi vergognerei a dire ai miei amici che ho perso la medaglia. Forse qualcuno l'ha vista e l'ha raccolta e l'ha portata alla stazione di polizia. Sì, può essere, nonna. Andiamo a chiedere all'agente Z-Close. Descrivetemela. Più sarete precisi nei dettagli e più probabilità avrò di riuscire a ritrovarla.
È un po' difficile ricordare i dettagli precisi. È la medaglia al valore militare di mio marito. È una medaglia molto preziosa, gente. Mm-hmm. E poi, altri particolari? È grande o piccola? È d'argento o di bronzo? È abbastanza grande ed è di bronzo. Ok, medaglia di bronzo grande. E qualcos'altro? Aveva un pesce davanti. No, nonno, era un'aquila. Oh già, è vero, era un'aquila. C'era la figura di un cavaliere sul retro della medaglia. Si trattava di una bandiera, caro. Oh, hai ragione. Allora, con un'aquila e una bandiera, giusto? Non è molto, in effetti, ma farò del mio meglio. Ai vostri estremi per contattarvi. Vi chiamerò se dovessi avere novità. Oh, povero me. Già è triste aver perso la mia medaglia al valore, ma è stato ancora più brutto non riuscire a descriverla. Una cosa imbarazzante. Oh, sono più che sicura che l'agente Z-Close ci metterà il massimo impegno. E anche noi lo faremo. Nonno, andiamo alla ricerca della tua medaglia. Sì, ottima idea. Mentre io tornerò a casa. Non si sa mai, nel caso chiamasse l'agente Z-Close. Spilla si deve essere rotta mentre andavo su questa via. Oh, nessun segno della medaglia. Riflettiamo, cosa fai se trovi una vecchia medaglia? La prendi, passi oltre o la porti alla stazione di polizia? Io la porterei di sicuro alla polizia. Anch'io? Ma non tutte le zebre sono oneste come noi. Forza, torniamo a vedere se ha chiamato l'agente Z-Close. Nonna, c'è qualche novità? No, finora niente, Su. No. Qualcuno di voi gradisce una buona tazza di tè caldo per caso? Vado io? Oh, salve, agente Z-Close. Entri pure. È l'agente Z-Close. L'agente vuole parlare con voi. Vi lascio soli. Un cittadino onesto e coscienzioso ha trovato e consegnato questa alla stazione di polizia. Riconoscete questa medaglia? Oh. Sì, non ci sono dubbi, è la mia medaglia al valore. È proprio sicuro? Come mai poco fa diceva che non riusciva a ricordare esattamente com'era fatta? Beh, ho detto che era fatta di bronzo come questa e aveva un uccellino sul davanti. È un'aquila, nonno. Avete qualche documento o una fotografia che attesti che questa appartenga proprio a voi? Vabbè, avete la mia parola. Non discuto, ma temo che non possa consegnarvela anche se dite che siete voi il proprietario, a meno che non abbiate la prova evidente che questa medaglia appartenga a voi. Io ho la prova! Grazie, papà! Ecco la prova! Sono identiche! Sì! Sì. Ottimo lavoro, Su! Sono sicuro che un giorno diventerai un detective in gamba. Oh, stai andando a pescare? Sto andando all'incontro con il 21° reggimento con te. Sei il benvenuto, Su, ma perché il retino? Per prendere la tua medaglia al valore, se dovesse caderti di nuovo. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto.
tocca a me. Ciao, Ju. Ciao, Elsie. Ciao. Ciao, bisnonnina. Bisnonnina, voglio il mio album delle foto. Non ti ha sentito. Aspettami, Ju. Voglio vedere che cosa sta facendo con l'album che le ho regalato. Allora, come va la cornice per le mie foto? Finita? Direi che non è venuta niente male, modestamente. Guarda, una cornice speciale per dei ritratti molto speciali della tua famiglia. Oh, ma è stupenda! Hai fatto un lavoro meraviglioso. Le mie fotografie saranno ancora più belle lì sopra. E vedrai dopo quando sarà finita. Tranquillo, non c'è fretta. Anch'io non ho ancora scelto le mie foto preferite. Ehi, possiamo aiutarti a scegliere le tue foto? Oh, sì, ti prego, ti prego. Adoro le foto di una volta. Oh, certo che potete, volentieri. Sì! Ho bisogno di un aiuto. Allora, vediamo. A me piace questa. Oh, sì, sono io al mare. Avevo costruito un castello di sabbia spettacolare. Oh, quella è veramente carina. Vero? Stavo provando la mia nuova bicicletta. Ero ancora un po' incerta. A Poc piace questa. Oh, lo capisco perfettamente. Ho curato io quei pomodori e l'ho fatto tutto da sola. Ero molto orgogliosa del mio lavoro. Ognuna di queste fotografie è legata a un ricordo di momenti felici, i miei bei vecchi tempi. Le persone erano serene e gentili le une con le altre ed educate. La gente non era così affannata e non andava sempre di fretta. Le famiglie passavano molto più tempo fra di loro. Insomma, i vecchi tempi erano migliori dei nostri? Oh, beh, non saprei, so solo che non erano di certo come oggi. Oh, ho sbagliato. Tocca a te ora, Ju. Oh, scusa. Stavo pensando alla bisnonnina. E ai bei vecchi tempi? Sì, mi dispiace che non apprezzi i nostri tempi e che preferisca il passato. Beh, allora potremmo dimostrarle che noi siamo gentili quanto loro da giovani e che anche a noi piace fare le cose con calma. E passare del tempo con la famiglia è un'idea grandiosa. Bentornata, nonna. È bello rivederti a casa. E anch'io sono molto contenta di rivedervi. Sembra pesante, faccio io. Immagino che tu sia stanca dopo la spesa. Aspetta, ti prendo una sedia. Un succo, nonna. Sono molto gentili. Sì, i giovani sono educati e gentili anche ai nostri giorni. Ciao, Ju! Ciao a tutti! Ciao, Zinnia! Un succo! Sembra bello fresco, posso? Veramente sarebbe per mio... grazie! Non sai che se ti avevo? La tua mamma ha dimenticato questo ieri e la mia mammina mi ha chiesto di riportarvelo! Ciao! Beh, forse alcuni giovani sono un po' più educati di altri. Vado a prepararti un altro succo, nonna. Grazie, Ju. Io porterò questa alla tua mamma e già che ci sono, preparerò una bella macedonia per tutti. Ecco qua. C'è qualcosa che non va con la mia macedonia? Non vi piace? No, no, anzi è deliziosa.
È che a noi piace fare le cose con calma. Il cibo così si gusta meglio. Oh, lo apprezzo molto. Vedi, bisnonnina, anche a noi giovani piace gustare le cose con calma e in pace. Come quando eri piccola tu. Grazie per l'agenda. Avevo un appuntamento dal dentista e sono terribilmente in ritardo. Ciao! La mamma va sempre di fretta. Vedo. Purtroppo i bei vecchi tempi non ci sono più, temo. Bisnonnina, ti andrebbe di giocare con noi? Sì, ma pensavo che in TV ci fosse Pianeta Zebra. Non è il vostro programma preferito? Sì, ma a noi piace di più giocare in famiglia che guardare la televisione. Vero, Elsie? Oh, sì! Allora va bene. Se le cose stanno così, forza, giochiamo! Zu, Elsie! Indovinate un po', ho comprato il gioco Pianeta Zebra! Wow! Bisnonnina, ti dispiace se diamo un'occhiata al gioco di Zack? Solamente per un minuto. Certo, non c'è problema. Divertitevi pure! Sì! Sì! Posso provare io? Certo, tieni pure. Ecco, bisnonnina, ti piace? Oh! Hai fatto proprio un gran bel lavoro. Perfetto! Oh. Grazie mille, caro! Oh, bisnonnina! Eccoci! Abbiamo finito! Sì! Possiamo giocare insieme ora! Oh! Non ha importanza, forse è meglio giocare un'altra volta. So quanto vi piacciono i vostri videogiochi! Ciao, come va? Perché quelle facce? La bisnonnina ci ha detto che quando lei era piccola le cose erano migliori di oggi. E noi volevamo mostrarle che i nostri tempi sono altrettanto belli. Ma abbiamo fallito. È normale. Noi tendiamo a ricordare le cose belle della vita e a dimenticare quelle brutte. Anche quando la bisnonnina era piccola non tutto era perfetto. E ora che è anziana, forse fa un po' più fatica a capire i tempi moderni. Come quando ho un nuovo videogioco e non so come si fa a giocare. Sì, più o meno. La bisnonnina ha bisogno di sapere che le vogliamo sempre bene e che può essere ancora utile. Ehi, questo è facile! La ricetta della tua stupenda torta al cioccolato? Beh, io... Potresti aiutarmi a leggere questi spartiti? Gli spartiti? Sì, certo! Volevo comprarmi un cappellino, mi dai un consiglio? Lo faccio volentieri. Ho bisogno di una musica per la mia installazione. Potresti scrivere qualcosa per me? Oh, spero di essere da lei. Che è una musicista. Quale campanelle mi consiglia per il mio negozio? Queste o queste? Oh, quelle vecchie vanno bene, e certo. E io voglio un bacio. Non me ne hai dato uno in tutto il giorno. Oh, che sbadata. Scusami tanto, Su. Rimedio subito, non preoccuparti. Sai una cosa, Su? Avevi ragione. Ripensandoci devo ammettere che questi tempi moderni non sono poi così male. Oh, che bella notizia! Sono molto orgoglioso di te. Oh, non sono stata invitata solo io al ricevimento del sindaco stasera, caro.
Vuol dire che sei importante, bisnonnina. No, non è affatto vero, Su. Sei una delle zebre che ha vissuto di più qui in città. Per questo sei stata invitata. Certo, ma anche molti miei amici ci andranno. Immagino che gli invitati dovranno comprare un vestito per questa occasione. Il mio vestito blu e il mio cappellino con le piume andranno benissimo. Ma quel cappellino è troppo sciupato. Dovresti comprarne uno nuovo, bisnonnina. Devi presentarti al meglio. Perché non usciamo a fare acquisti? Mm? Coraggio! Compra un nuovo cappello! Compra un nuovo cappello! Oh! Beh, se pensate sia necessario. Guardate il mio aereo di legno! Oh no! Oh! Guarda il mio aereo di carta quanto rimane in aria! Non è andato molto bene! Nessuno dei due è andato lontano! Il mio è andato un po' più distante di quello di Su. Chissà come deve essere fatto per volare più a lungo. Ma perché non provate a usare delle piume? Ciao, Poc. Gli uccelli volano con le piume, dovrebbero andar bene. Cercatele qui in giardino. Io guarderò dietro i cespugli. Io vado a vedere a casa mia se c'è qualche piuma. Anch'io. Hai comprato il cappello nuovo? Oh sì, tesoro! Un nuovo cappello elegante e bellissimo! Adesso il mio caro e vecchio cappello con le piume non credo che mi servirà più! Ah! Il vecchio cappello! La bisnonnina ha detto che questo non le servirà più! Perfetto! Soltanto queste. Non sono riuscito a trovare nemmeno una piuma, ma ho trovato questa foglia enorme. Oh, anche questa non va bene. Non preoccuparti, posso condividere quello che ho trovato io. Ta-da! Sono riuscito a recuperare moltissime piume. Wow! Ce ne sono almeno per 20 aeroplani. Andiamo a provarle. Con le piume sulla coda vedrete che anche il decollo migliorerà. Così va bene, nonno? Perfetto, Su. E il mio? Oh, ben fatto, Elsie. Finito! Eccellente! Ora facciamoli volare. Sì! Uno, due, tre, via! Wow! Wow! Forte! Il mio è più veloce! Oh. Oh. Il mio sta ancora volando! Oh, il mio cappello! Si può sapere che gli è successo? Oh, non ne ho la minima idea! L'ho posato qui nella mia stanza al nostro ritorno! Non posso andare al ricevimento indossando questo cappello rovinato. Ma devi andarci, bisnonnina. Hai sempre quello vecchio. No, all'inizio poteva andare, ma ora, dopo aver comprato questo, lo trovo antiquato. Perché non torniamo in negozio? Non c'è tempo. E d'altronde, questo era l'unico che mi piacesse davvero. Non ne avevano altri. Eri così felice di andare al ricevimento, bisnonnina. Lo so. Non pensiamoci più, cara. Uno, due, tre, via! Oh! Oh!
Calmatevi, piccoli. Che succede, nonno? Bisnonnina è triste. Ma prima di uscire era così felice. Beh, da quanto ho potuto capire dalla nonna, è successo qualcosa che l'ha turbata. Bisnonnina! Ciao, tesoro. Va tutto bene? Oh, sì, certo, Su. Perché non sei pronto? Devi andare al ricevimento. No, non ci vado più, caro. Perché no? Bisnonnina è un po' scossa, Su. Ci tenevo a indossare il mio nuovo cappello, ma è rovinato. E così rimarrò a casa. Oh, no! Nonno! Nonno! Oh, Su! Ho fatto una cosa terribile, nonno. Qual è il problema? Ho strappato le piume al cappello nuovo di bisnonnina per costruire gli aeroplanini. Non l'ho fatto apposta. Io pensavo fosse il suo vecchio cappello. Aveva detto che non le serviva più. Non sapevo che fosse quello nuovo. Però è rimasta ancora qualche piuma su quel cappello. Non bastano. In queste condizioni la bisnonnina non vuole andare all'appuntamento di questa sera. Oh, davvero? Mi spiace, ci teneva così tanto. La bisnonnina stasera ci andrà. Devi andarci ad ogni costo! Ho un'idea! Costruiamo un nuovo cappello! Possiamo mettere dei fiori vicino alle piume! Dei fiori? Perché no? Sono meravigliosi! E si trovano dappertutto! Rossi, bianchi e rosa. Pensi che possano andare bene? Sono stupendi, Su. Grazie, Puck. Fa attenzione alle rose, Su. Potresti pungerti. Che ne dite se mettiamo un'altra margherita? Ottima idea, Zack. E mettiamo un lilium in più sul bordo del cappello. Ha un profumo così buono. Come ti sembra, nonno? È incantevole. E se mettessimo un lilium in cima? Sarà il cappello più bello e elegante di tutto il mondo. Forte. Bisnonnina, Su vorrebbe dirti una cosa. Sì, dimmi pure. Ho tolto io le piume dal tuo cappello. Tu? E perché? L'ho fatto per sbaglio. Pensavo non ti servisse più, così le ho prese per i nostri aeroplanini. Capisco, ma sarebbe stato più corretto se me l'avessi chiesto, Su. Ti chiedo scusa, bisnonnina. Su ha fatto un nuovo cappello. Spero che ti piaccia. Oh, questo è meraviglioso, Su. È 100 volte più bello di quello che ho comprato questa mattina. Oh, ora sì che posso andare al ricevimento del sindaco. Oh. Ti ringrazio, Su. Mi hanno aiutato anche loro. Oh, e grazie anche a voi, Elsie e Zack. Mi avete fatto una sorpresa che mi ha reso molto, molto felice. Divertiti. Contaci. A più tardi. Ciao. Non era affascinante? Bellissima. Magnifica, direi. Come una star del cinema. Sentito come profumava. Non credo sia qui il tuo temperino, bisnonnina. Ma io sono sicura di averlo messo lì dentro. Oh, sì, eccolo. Oh, scusa, bisnonnina. Non c'è bisogno di scusarti, Su.
Dovrei mettere in un luogo più sicuro il mio album dei ricordi. Avevo un vecchio album di foto da qualche parte. Prova a controllare. Trovato! Ecco, tieni. Grazie, Su. Oh, cielo, si staccano le pagine. Oh, ci sono altre foto nel cassetto. Oh. Però hai tantissime foto. Oh, hai ragione, Su. E quando le avrò attaccate sul mio album, staranno tutte raccolte in bell'ordine. Oh, e ora dove avrò messo lo scotch? Posso attaccartele io le pagine, con il nonno. E posso metterti anche tutte le foto. Grazie, Su. Prego, bisnonnina. A dopo. Ecco qua, l'album della bisnonnina ora non si sfascerà più. Nonno, quest'album sembra un po'... vecchio. E se le facessi un libro dei ricordi più adatto? Con dentro delle foto, cartoline, lettere e cose simili. Bravo, è un'idea eccellente. Ma deve essere un album speciale, per i momenti felici. Non perdiamo tempo allora. Andiamo a vedere cosa troviamo nel negozio dello zio Xavier. Oh, e così non hai album un po' vivaci? Non ho proprio alcun album, Su. Nemmeno quelli semplici. Li abbiamo ordinati, ma arriveranno tra 2 settimane. Mi dispiace. Non importa. Passiamo dal signor Zoe per vedere cosa. Grazie, Xavier. Mi dispiace. Credo di non avere quello che mi hai chiesto. Oh, aspetta! Eccolo qua. Sei fortunato, Su. Grazie, signor Zoe. Solo che è un po' impolverato e la copertina è rotta. Sì, hai proprio ragione. Non è in buone condizioni, è vero. Senti, perché non lo prendi lo stesso? Te lo regalo. Grazie, signor Zoe. È stato gentile da parte del signor Zoe regalarmelo, ma speravo di trovare qualcosa di più importante. La bisnonnina sarà felice per quello che ci sarà all'interno, non per come è fatto all'esterno. Lo so, nonno, ma volevo che avessi un album dei ricordi davvero speciale. E lo diventerà, Su. Ha molte fotografie. Quale mettiamo per prima? Non saprei, sinceramente. Non conosco tutte le zebre ritratte. Se riuscissimo a scoprire quali sono le più vecchie, poi la bisnonnina le potrà spostare come desidera. Oh, sì. Oh, c'è qualcuno, chissà chi è. Ciao, Elsie. Elsie, come stai? Ciao. Vuoi venire a giocare con me? Ora non posso. Devo preparare un album dei ricordi. È per la mia bisnonnina. Vuoi aiutarmi? Oh, va bene. Vorrei fare un album il più carino possibile, ma il signor Zoe aveva solo questo. Potresti ricoprire la copertina con della carta più graziosa. Ehi, questa sì che è una bella idea. La nonna ha molta carta da regalo. Chiediamole se può dartene un po'. Wow! La nonna è una specie di collezionista. questa mi sembra adatta. Sì, mi piace. Io ne taglierò un po', voi due invece penserete ad incollarla. Perché non l'hai ritagliata delle dimensioni del libro? Deve essere un po' più grande per poterla ripiegare sulla copertina. Vedi? Mi sembra che vada bene, ma è ancora banale, non è speciale. Sono sicuro che la bisnonnina lo adorerà. Tuo nonno ha ragione, Su, ma se vuoi qualcosa di unico, potremmo chiedere alla mia mamma se ha delle idee. Oh, sì! Oh, hai fatto una copertina molto bella, Su. Ma non così speciale per la bisnonnina. La carta è troppo sottile, può rompersi. Beh... non è difficile fabbricare la carta. Davvero? Sì! Allora, stracciate le pagine di questo giornale a piccoli pezzi. Come questo? Esattamente così. Perfetto!
perfetto. E quando avrete finito, li immergeremo in una bacinella piena d'acqua. Li metto a mollo in molta acqua. E adesso li mischiamo per bene. Si formerà una poltiglia collosa chiamata polpa. E poi ci aggiungiamo dell'amido di mais. Serve a fare in modo che la carta abbia la consistenza giusta per attaccarci le foto o altro. Wow! Forte! Con questa retina costruirò un setaccio per raccogliere i pezzi della mistura. Ora, guardate! Ho quasi finito. Ah! Se vuoi puoi aggiungere dei petali essiccati, Su. Così la carta diventerà più graziosa e profumerà anche. Come, così? Sì, benissimo. Che buon profumo! Ora, con questo, asciughiamo la polpa. Aggiungo altri pezzetti? Sì, ti ringrazio. Più strisce aggiungi, più la carta sarà spessa e speciale. Sì! Perfetto! Grazie. E il primo foglio è pronto. Ne serviranno altri, però. Oh, scusa, Su, ci vorrà ancora un po' per finire. Ci penseremo noi al resto. Tu vai se hai da fare. Raccoglierò il materiale da mettere sull'album dei ricordi. Ah, va bene. Fa con comodo. Quando tornerai, la carta dovrebbe essere pronta. Ottimo. Ci vediamo dopo. E grazie per l'aiuto. Ciao, Su. Ciao. Oh, questo mi fa tornare indietro con la memoria. Cartoline, biglietti. Un invito per il compleanno della tua bisnonnina. Quanti anni avevo? Oh, tu non eri ancora nato, Bisù, ma conoscevo tuo padre. Quindi sono dei ricordi felici? Oh, sì, sì, molto. Ecco qua, Su. Fotografie e cartoline delle vacanze della tua bisnonnina quando io ero giovane. Wow! Tu e la bisnonnina siete andati dappertutto. Abbiamo girato un po'. Zina ha detto che la carta dovrebbe essere pronta. Magari riesco a completare l'album. Andiamo a controllare. A dopo. Hai avuto un'idea meravigliosa, Su. Fabbricare la carta in casa. Fantastico! È facile, nonno. Basta fare a pezzi un po' di giornali. Beh, credo che tu abbia fatto un bel lavoro. E i fiori secchi che hai aggiunto hanno un profumo delizioso. La bisnonnina sarà felice. Questa foto sembra più spessa delle altre. Ehi, guarda! Sono due foto attaccate insieme. Già, proprio così. È la bisnonnina da giovane. Chi c'è accanto a lei? Non lo so, Su. Non ero ancora nato all'epoca. Ce lo dirà la bisnonnina. Una foto ritrovata. Sarà una sorpresa anche per lei. Apri gli occhi, bisnonnina. Oh, ma è stupendo! Oh, che regalo! È una cosa bellissima. Oh, ed è pieno di mie vecchie foto e cartoline. Sono così emozionata. Si chiama Album dei ricordi. Sai che la carta l'ha fabbricata, Su? Oh, quanto sei bravo! E anche un profumo di fiori delizioso. Ho aggiunto dei fiori secchi, bisnonnina. Oh, è un regalo molto, molto speciale. Sì. Oh, mamma mia, guardate qua! Questa è Zola, la mia migliore amica di scuola. E pensare che l'ho cercata ovunque, questa fotografia. Dove l'avete trovata? Era attaccato dietro a un'altra foto. E Su l'ha notata immediatamente. Oh, un altro pezzo indimenticabile per il mio speciale album dei ricordi. Grazie mille per questo bellissimo, profumatissimo regalo, Su. Ah, sarà il mio prezioso tesoro. E questo sarà un altro momento felice. Oh, che amore! Oh.